Facendo un passo indietro e cambiando prospettiva e punto di osservazione, visto che comunque viaggi molto e sei stato all'estero, ti voglio chiedere come è vista invece la politica interna italiana da fuori. Ah, non gliene frega assolutamente niente a nessuno, siamo spariti dal radar. Noi crediamo che il mondo si interessi di noi perché noi non ci interessiamo ad altro che a noi stessi, ma qualche risatina su Berlusconi e le sue donne, qualche pacca sulla spalla, qualche sgomitatina, ma non è che sto scoprendo niente, basta che andiamo a vedere i siti dei maggiori giornali stranieri, si parla d'Italia solo quando c'è la mafia. C'è qualche donna di Berlusconi o il Papa, se lo vogliono costare l'Italia. Il calcio, sempre meno, perché anche il calcio siamo in fase decadente con l'Italia. E quindi non è che all'estero ci sia grande interesse per l'Italia, siamo spariti da tutti i radar. Basta andare, non dico a New York, ma anche semplicemente a Parigi o a Londra e nessuno parla più dell'Italia se non per qualche battutina su Berlusconi che magari ci fa vergognare. Mi ricordo che qualche settimana fa è uscito un servizio molto lungo dell'Economist su Berlusconi, proprio in prima pagina, in copertina anzi, e mi ricordo che aveva fatto molto scalpore, ma più che altro all'interno del nostro paese, direi. Sì, beh, l'Economist si sa che da ormai parecchi anni ha dichiarato guerra a Berlusconi, non lo considera affidabile. Però è forse l'unico giornale che in qualche modo ci dà spago alle nostre vicende. Più che altro l'Economist si rende conto che non è presentabile un capo di governo di un paese dell'Unione Europea con il curriculum, i modi di fare, le caratteristiche del nostro premio. Ma non è che voglio dare tanto peso all'Economist, è un giornale che è ben fatto, però non è che rappresenti quello che pensa la maggior parte degli inglesi o degli americani, rappresenta una certa fascia dell'establishment economico mondiale. Però se tu mi chiedi cosa pensano di noi all'estero, la risposta secondo me è sempre niente. Niente. Chiarissimo. Ti farò fare un'altra domanda a proposito di social media e di come i social media vengono usati al momento nel giornalismo italiano e che cosa ne pensi, insomma. È un po' vaga la domanda, se posso dire. Cioè, nel senso che nel giornalismo italiano non è una monolite per fortuna, cioè, ci sono tante realtà diverse, quindi ci sono giornalisti molto svegli che stanno attenti a capire come alcune fette di società italiana si muovono anche tra i social media, e ci sono giornalisti che non sanno neanche cosa siano i social media. Quindi non è una. Quello che posso dirti è che nonostante l'età media nei giornali sia drammaticamente alta, tant'è che io a 49 anni sono ancora considerato mediamente quasi giovane, il che mi fa ridere, nonostante questo, negli ultimi 10 anni sono cambiate parecchio le cose. Cioè, io mi ricordo che sono arrivato all'Espresso, io prima mi occupavo di internet in un altro giornale, sono arrivato all'Espresso nel 2002 e non sapevano, la maggior parte dei miei colleghi non sapevano neanche cosa fosse un blog, diffidava della rete, che la considerava un nemico. Adesso poco a poco le cose sono cambiate, mi sembra stiano cambiando anche nei giornali, vedo giornalisti svegli sulla rete, magari che non so se sono giovani, sono stagisti, sono precari, così comunque vedo gente sveglia, poi vedo sacche di resistenza, ignoranza culturale impressionante, però preferiscono parlare, se no poi faccio la figura del primo della classe. Quello che vedo è una situazione, ecco, molto a macchia di leopardo, molto variegata. Una cosa che mi colpisce è questa, che in Italia il blogger è ancora considerato una specie di idiota, cioè una specie di diario adolescenziale, no? Io sono uno dei giornalisti italiani che fa un blog e vedo che i colleghi lo considerano una specie di sfogo adolescenziale, non lo considerano una cosa dignitosa, cosa che non esiste all'estero, non esiste in America, ad esempio, ma anche in tanti altri paesi, dove il blog è considerato una forma espressiva che un giornalista, così come chiunque altro, può utilizzare. Invece in Italia è considerata una forma molto minore, al limite del satireggiabile, ecco. La mia domanda era volutamente vaga, anche perché mi rendo conto quanto sia difficile fare delle domande a un giornalista. Quindi, Perché?
Comunque il gruppo Repubblica è stato comunque fra i primi a cambiare e ad adottare questo tipo di pubblicazione. Mi ricordo che comunque nell'intervista con Luca Conti lui ti citava tra uno dei giornalisti che meglio ha colto lo spirito di quello che è il giornalismo nella fusione con i social media, quindi il blog giornalistico. Ringrazio molto Luca. Diciamo che nel gruppo Repubblica ci sono per fortuna accanto a molte persone che ancora non hanno capito nulla, ci sono delle intelligenze straordinarie sulla rete, c'è gente che ci capisce anche molto più di me e che quindi non sta un passo indietro, ma sta un passo avanti. Io se posso, so, Vittorio Zambardino che ormai è in pensione, quindi cito una persona che non lavora più con noi, che però è stato fondamentale secondo me, nel passaggio del gruppo verso il digitale. Massimo Russo, Smorto, Tedeschini Lalli, altri ancora che adesso in questo momento non mi vengono in mente, sono stati fondamentali nel passaggio del gruppo verso il digitale, che ancora una volta, guarda, può non portare effetti immediati in termini di redditività del sito, ma sicuramente porta effetti straordinari in termini di diffusione del brand in una fascia giovanile che non legge i giornali, che si avvicina a queste testate grazie alla rete. Cioè, alcune iniziative di Repubblica hanno fatto sì che Repubblica non fosse più un giornale dei giovani degli anni 70, ma fosse un giornale anche dei giovani degli anni 2000, che poi magari lo compra un poco, magari vanno solo su internet a vederlo, però sanno cos'è e cosa non è. Lo stesso un po' stiamo cercando di fare con l'Espresso, in modo minore perché abbiamo forze molto più piccole, siamo un sito di 5 persone, non facciamo il real time, facciamo comunque una forma, un sito che è un settimanale online, il che è una formula un po' strana, però in qualche modo cercare di far sì che l'Espresso non sia vissuto come un giornale di cinquantenni, ma come qualcosa che ha qualcosa da dire anche a chi ha 20 anni oggi è una sfida interessantissima. Comunque, Diciamo interessante. l'Espresso, comunque, per quello che ne so, è il giornale delle inchieste in Italia al momento. Sì, questo per fortuna è un'identità forte che continuiamo ad avere. Questo è stato fondamentale per noi. Questa è una cosa che ha dato molto il direttore precedente, Daniela Amaui, che ha continuato Bruno Martellotto. E noi siamo vissuti come giornale delle inchieste e cerchiamo di essere sempre di più così, cioè quello che intanto non ha padroni né padrini, cioè nel senso che noi lavoriamo tanto, facciamo inchieste tanto a destra quanto a sinistra. Abbiamo fatto noi una copertina Compagni Spa sugli affari del PD molto prima che comparisse il caso Penati. Questo ci dà appunto autorevolezza, reputazione, credibilità. E poi il giornale che non lesina sulle inchieste, ripeto, quando si ha la voglia di prendere un inviato e lasciarlo magari 2 mesi, lavorare 1 mese, lavorare intorno a un'inchiesta, è una grossa spesa per un giornale, no? Però poi paga non tanto e non solo perché quel numero vende bene, ma anche perché ti crea un'immagine che poi si consolida e ha effetti sugli altri numeri, sulle altre forme di vendita del giornale, no? Su internet, sulle iPad e così via. È fondamentale per noi essere lì dentro, è un po' la reason why della nostra esistenza. Chiaro, e così in questa maniera ha decisamente staccato da Panorama, per esempio. Guarda, non trovo elegante parlare della concorrenza, quindi preferirei non rispondere su Panorama. Poi è chiaro, a Panorama c'è un problema legato alla sua proprietà che fa sì che rende tutto molto meno facile per i colleghi di Panorama. Ecco, se sei legato alla proprietà del Presidente del Consiglio è chiaro che lavorare diventa più difficile, però preferirei non parlare tanto di Panorama se posso. Assolutamente.